Amici di Player Inside, bentornati alle news della domenica e buona domenica a tutti. Una domenica un po' problematica, ne parliamo subito dopo lo sponsor. Vi ho mai parlato di Raid Shadow Legends? Sì, ma lo rifaccio perché è lo sponsor di questo video. Raid Shadow Legends è un RPG a turni con tanti campioni epici in team e battaglie contro altri giocatori e boss pazzeschi e allucinanti in un'atmosfera dal gusto dark fantasy. Si può giocare da soli o in multiplayer su iOS, Android oppure anche su PC. La grafica per un gioco su mobile è decisamente sopra la media e a metà strada tra il realismo e il fantasy. Oltre 25 milioni di giocatori lo hanno scaricato, oltre 1 milione ci gioca ogni giorno, oltre 216.000 sono i clan creati ed è facilissimo cominciare a giocare perché c'è tutto un tutorial che è veramente a prova di efficiente, c'è persino una community su Discord con oltre 87.000 giocatori e un server con oltre 60 canali con lingue diverse, oltre 2 miliardi di battaglie PvP, oltre 10 miliardi di battaglie PvE combattute finora nel gioco, circa 1000 video su YouTube ogni settimana con guide, strategie e tutto ciò che può essere utile ai giocatori per progredire nel gioco e diventare dei campioni, tutto questo solo per Raid Shadow Legends. È possibile prendere parte a un clan, come già detto, in modo tale da capire quali possano essere i campioni migliori e come usarli e svilupparli al meglio in game, in modo da aumentarne le skill, avere consigli su come reperire le risorse, gli artefatti, gli accessori e suggerimenti sul PvE e PvP. Cliccando sul link in descrizione supportate anzitutto il nostro canale, meglio ancora se con un download, visto che tanto comunque il gioco è gratis e soprattutto potrete ottenere 100.000 monete d'argento, 50 gemme, un refill di energia e un campione gratuito, ovvero Execution. Solo se siete nuovi giocatori. E che cos'è che ci sono, Midna? I draghi. Esatto, i draghi. Questa parte è imbarazzante, ma la lascio. Perché in apertura abbiamo parlato di una domenica piuttosto problematica per quanto riguarda le news dal mondo dei videogiochi? Perché sì, ci sono un sacco di notizie, anche piuttosto piacevoli, ma tra queste anche qualche scandalo. In un periodo storico assai problematico per questo genere di accuse, capirete bene se vi riporteremo i fatti e per esprimerci eventualmente approfondiremo la cosa su Twitch, in separata sede. Qui ci limitiamo soltanto a riportare quanto ci è pervenuto dalle notizie in ambito internazionale. In settimana infatti ci sono state delle accuse piuttosto pesanti da ex redattori di IGN USA alla testata americana riguardo gli ex direttori. Gli ex direttori di IGN USA erano Butz e Blevins, accusati di mantenere un comportamento umiliante e mortificante nei confronti dei redattori, di infilare qua e là del gossip falso in alcune notizie, in particolare quella relativa all'abbandono di Amy Hennig da Naughty Dog. Tra le accuse anche una certa reticenza da parte degli ex direttori di IGN USA a pubblicare notizie satiriche, come IGN USA era solito fare, su Rockstar Games, perché in un certo qual senso c'era una sorta di timore reverenziale nei confronti dell'azienda americana. Nell'attesa di repliche ufficiali da parte degli ex direttori di IGN USA possiamo intanto considerare proprio questo, ovvero il fatto che siano ex direttori e che quindi non fanno più parte dell'organico di IGN USA. Ma gli scandali non si fermano qui per questa settimana, anzi c'è stato un vero e proprio terremoto nell'ambito videoludico per quanto concerne scandali anche di natura sessuale. Per esempio il celebre sceneggiatore Chris Avellone è stato accusato di molestie da parte di una conoscente e questo ha portato Techland, gli autori di Dying Light e Paradox Interactive a distanziarsi dallo sceneggiatore stesso. Sempre nella settimana appena trascorsa accuse molto simili sono pervenute anche al brand manager di Ubisoft, Ubisoft che con un comunicato ha preso le distanze da quanto accaduto e ha dichiarato di voler rendere sempre più inclusivo e sempre più motivo d'orgoglio il proprio ambiente di lavoro. Sempre in Ubisoft il creative director Ismail ha abbandonato il progetto Assassin's Creed Valhalla, poiché è stato accusato di adulterio da un'altra ragazza a cui non aveva dichiarato di essere sposato prima di andarci a letto. Infine, giusto per non farci mancare niente, anche la nostra categoria, youtuber e streamer, è stata investita da queste pesanti accuse. Ovviamente, ognuno sa i fatti suoi, non siamo tutti uguali, anche se siamo colleghi. Ma Twitch ha preso posizione da alcuni streamer anche solo accusati di molestie sessuali, anche se non ancora effettivamente riconosciuti come colpevoli, permabannandoli. E persino il celebre youtuber americano Angry Joe è stato accusato di molestie sessuali, nonostante quest'ultimo abbia rimandato al mittente le proprie accuse. Stiamo vivendo sicuramente un periodo molto particolare e ritorneremo su questo argomento in live domani alle 21.30 in Contro News. Trovate il link nel primo commento in evidenza. Intanto possiamo solo cercare di farci un'idea su quanto successo e magari parlarne con la giusta oculatezza e con la giusta pacatezza qui sotto nei commenti. Grazie. Questa settimana è stato finalmente annunciato il tanto vociferato Crash Bandicoot 4 It's About Time con tanto di trailer.
Il gameplay sembra assolutamente fedele allo spirito della serie, ma con alcune interessanti novità, come delle maschere speciali da cui Crash ottiene dei poteri, come per esempio la possibilità di camminare sul soffitto, e un design dei personaggi leggermente diverso e secondo noi appropriato. La descrizione del gioco sul PlayStation Store lascia presagire la presenza di una modalità multiplayer offline 2-4 giocatori, anche se per adesso non ci sono dettagli in merito. Crash Bandicoot 4 uscirà il 2 ottobre per PS4 e Xbox One. Questa settimana abbiamo seguito insieme in live il Night City Wire, ovvero l'evento dedicato a Cyberpunk 2077. Durante l'evento è stato mostrato un lungo trailer che illustrava nuove sequenze di gameplay con ampio spazio ad un particolare sistema che permette di rivivere ed esaminare i ricordi altrui. È stato anche annunciato a sorpresa un anime per Netflix dal titolo Cyberpunk Edgerunners. L'anime sarà pronto nel 2022 ed è in lavorazione presso lo studio Trigger, uno dei più importanti del settore, e la colonna sonora è affidata al maestro Akira Yamaoka, famosissimo per le musiche di Silent Hill. Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre per PC, PS4, Xbox One e successivamente anche Next Gen. Poteva mancare una petizione per modificare la storia di The Last of Us Parte 2? Poteva e secondo me doveva, eppure eccola qui, è apparsa su change.org. Non entro ovviamente nel dettaglio perché non voglio fare nessuno spoiler, però semplicemente a qualcuno non sono andate giù certe scelte narrative, cosa assolutamente legittima, ma addirittura da richiedere la riscrittura del gioco. Approfondiremo molto presto l'argomento, quando più persone avranno finito il gioco, ma per adesso ci consoliamo col fatto che questa riscrittura non avverrà mai. E intanto The Last of Us Parte 2 diventa l'esclusiva PS4 venduta più velocemente di sempre, con ben 4 milioni di copie vendute in 2 giorni. È indubbiamente vero che oggigiorno i costi di produzione per i titoli AAA sia davvero alle stelle. Ma la soluzione potrebbe essere quella di fare dei giochi più brevi? Secondo Sean Layden, ex capo di Sony PlayStation, effettivamente sì, perché i giochi più durano più costano. E secondo Layden è impensabile che giochi la cui produzione costava un tempo al massimo $1 milione complessivi e che adesso è arrivata a costare anche 200-300 milioni di dollari possa arrivare a raddoppiarsi o triplicarsi nell'immediato futuro con le nuove generazioni di console. E secondo voi la soluzione potrebbe essere quella di ridurre quindi il numero di ore di gioco di una produzione AAA, quando effettivamente poi, quando un gioco dura poco dopo che l'abbiamo acquistato con quei 70 euro, ce ne lamentiamo in maniera veemente? Fateci sapere qui sotto nei commenti, ovviamente lo sappiamo. La qualità è più importante della quantità, quindi se quelle poche ore fossero intense non ci sarebbe alcun problema. Il problema sorgerebbe poi quando quelle poche ore dovessero essere anche di scarsa qualità. E questa è una banalità. Fateci sapere qui sotto nei commenti il vostro pensiero. Il 3 luglio arriverà un sostanzioso aggiornamento per Animal Crossing New Horizons. L'update introdurrà la possibilità di nuotare nell'oceano indossando un costume o una muta e catturare creature marine che potranno essere donate al museo. Si tratta di una feature che era presente in New Leaf e ci sembrava strano che non fosse stata inclusa anche in New Horizons. Durante le nuotate è possibile incontrare Pasqualo, da cui si può ottenere il set di mobili Sirena. Inoltre sulla spiaggia potremo trovare Gulliver in versione pirata, che forse sbloccherà un altro set di mobili a tema. 343 Industries ha pubblicato un teaser su Halo Infinite su Twitter. Si tratta di una semplice traccia audio che però ha ottenuto ben 2,8 milioni di visualizzazioni al momento in cui sto registrando queste news. L'entusiasmo dei fan sta anche nell'aver riconosciuto la voce di Atriox, villain di Halo Wars 2 e capo degli esiliati. Sicuramente ci aspettiamo di vederlo al prossimo evento Xbox a luglio. È stata ufficialmente annunciata la data d'uscita di Project Cars 3, ovvero il 28 agosto 2020. Il racing game di Slightly Mad Studios uscirà su PC, PS4 e Xbox One. The Pokémon Company ha annunciato Pokémon Unite, una sorta di MOBA 5 contro 5 per Nintendo Switch e dispositivi mobile in crossplay, realizzato in collaborazione con Timi, uno studio di Tencent. Unite sarà free to start e non ha ancora una data d'uscita. Kojima Productions ha appena aperto l'account Twitter italiano. Di per sé non è una grandissima notizia, se non per la scritta News in arrivo. E quando si parla di news, noi drizziamo le orecchie, rimaniamo in attesa. È stato pubblicato un nuovo trailer di Deadly Premonition 2 che mostra la città di Le Carré, che farà da sfondo alle nuove indagini di Francis York Morgan. Deadly Premonition 2 uscirà in esclusiva su Nintendo Switch e speriamo che mantenga la giusta dose di assurdità che tanto ci era piaciuta nel primo capitolo. Moon Studios ha pubblicato i dati relativi a Ori and the Will of the Wisps, che a quanto pare ha superato i 2 milioni di giocatori. Di questi 2 milioni, 423.000 hanno effettivamente
effettivamente finito il gioco. Si tratta di numeri notevoli considerata la natura più di nicchia del gioco, che noi abbiamo provato su Player Inside 2 al tempo della sua uscita. Ready at Dawn, il team di The Order 1886 per intenderci, è stato acquisito da Facebook per lavorare negli Oculus Studios. In sostanza lavorerà sui nuovi progetti relativi alla realtà virtuale, ovvero quei giochi destinati ad Oculus Rift, Go e Quest. Questa settimana non ci sono state poi così tante novità sulle console di prossima generazione. Sappiamo che a luglio ci sarà un evento Inside Xbox che presenterà i titoli di Xbox Series X, ma intanto si parla anche di Xbox Series S o di Xbox Lockhart, il nome in codice con cui conosciamo la versione più economica di Xbox Series X. Tom Warren di The Verge ha fatto sapere che Lockhart o Xbox Series S potrebbe avere una CPU identica a quella di Series X e che a cambiare rispetto alla sorella maggiore Series X potrebbe essere la frequenza della GPU e altre caratteristiche, che però non farebbero sfigurare Lockhart così tanto rispetto all'ammiraglia di casa Microsoft. Inoltre si è sempre tornati sul prezzo parlando addirittura di qualcosa al di sotto dei $200. Il che potrebbe essere davvero tanto appetibile. E per quanto riguarda PlayStation 5, qualche notizia salta sempre fuori. In particolare da Digital Foundry apprendiamo che la versione all digital di PlayStation 5 potrebbe costare soltanto €50 in meno della versione con il lettore Blu-ray e che i prezzi potrebbero essere quindi €499 per la versione con lettore e €449 per la versione senza lettore. Se fosse così sarebbe buono, sarebbe molto buono come prezzo. Però i €50 di differenza forse non giustificherebbero il risparmio così risicato per acquistare la versione all digital. Quindi sarebbe più una presa di posizione da parte di chi non sopporta più i dischi. E anche per questa settimana vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci accordato la vostra preferenza e vi rimandiamo a tutti gli appuntamenti settimanali, sia su Twitch, dove trovate il palinsesto completo della programmazione settimanale, sia qui su YouTube con un video al giorno sul secondo canale e ci saranno più video anche sul primo canale. In queste ultime due settimane abbiamo avuto da fare un po' dietro le quinte. Alla prossima!